tanto si è detto, si è scritto, si è immaginato nel rapporto che è letteralmente deflagrato la notte della vittoria della Coppa Italia tra Max Allegri e Cristiano Giuntoli. C'è un elemento che finora non è stato sottolineato. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, abbiamo provato a sondare tutte le parti e tutti gli indizi collimano tra di loro. C'è un uomo che aveva svolto una funzione straordinaria di mediatore, di cuscinetto, di ammortizzatore, ecco, tra due caratteri forti, decisionisti, quali sono Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli. Giovanni Manna. Da quando il Napoli lo ha letteralmente scippato alla Juventus, da quando Manna ha accettato di lavorare per il Napoli e di fatto non si sta occupando più delle questioni di casa Juventus, come è naturale che sia, non lo si vede più chiaramente con Madama in giro per l'Italia, a Torino, eccetera, eccetera, è mancata questa funzione di ammortizzatore. Ci hanno raccontato più parti che da quel momento in poi, da quando ormai un paio di mesi, il Napoli ha detto a Manna: sì, però noi si lavora assieme, e Manna ha accettato l'offerta del Napoli, non può più essere centrale nella vita della Juventus. La situazione tra Allegri e Giuntoli è letteralmente deflagrata. In qualche modo, Aurelio De Laurentiis è uno di quelli che ci ha messo lo zampino tra Allegri e Giuntoli. In qualche modo c'è la mano di De Laurentiis, c'è forse non una mano intera, c'è un dito, c'è un'impronta di De Laurentiis nella crisi di rapporti che ha letteralmente sconquassato il mondo Juventus in queste ore e che sta facendo aspettare quella che sarà la decisione della società con quello che sembra l'inevitabile esonero di Massimiliano Allegri, non a fine stagione, ma addirittura quando mancano due partite al termine della stessa. Insomma, era Manna l'uomo degli equilibri e da più parti si dice: siamo sicuri che l'ha fatto la Juventus l'affare strappando Giuntoli al Napoli? Ma non perché Giuntoli non abbia le capacità per guidare la Juventus, ma perché Manna è effettivamente quell'uomo di rapporti, di diplomazia, di cuscinetti, che diventa determinante quando ci sono delle situazioni che sono un po' in bilico. Ed è questo il motivo per cui è lui il grande sherpa tra Antonio Conte o Giampiero Gasperini ed il Napoli, anche in questo caso. Due caratteri forti, più quello forte del Napoli. Insomma, un coacervo di questioni che vengono sussunte dal lavoro di Manna e che a Torino ha fatto sentire tutto il suo peso nella sua assenza.